vestiti raffinati. Sembra un uniforme. Eri una guardia, vero? Ottimo lavoro. Che diavolo è successo qui? Bella domanda. E se non fosse rimasto niente? Forse hanno speso tutto per i pavimenti di marmo. I coloni hanno scoperto che i loro soldi erano spariti e si sono incazzati. Sì, forse. Qualcosa. Mi stupisco che sia ancora intatta. Capitano Avery, visto giorni migliori. Cos'è? Un vecchio documento. Bel tesoro. Ladro. Nathan, di qua. Cosa c'è? Soldi di Libertalia. C'è il sigillo di Avery. Mm-hmm. Deve aver fuso l'oro, coniato la sua moneta. In base a questo e ai documenti sugli scaffali, il tesoro era qui. Già. Ma la vera domanda è: dov'è ora? Ok. Sappiamo che hanno combattuto fuori. Sì, e dentro. Pensi l'abbiano preso i coloni? No. Credo volessero recuperare ciò che era loro. Guarda. Ecco Avery. Tu. I fondatori di Libertalia, marchiati con la parola ladro. Non assassino, non tiranno. Ladro. Quando i coloni hanno fatto irruzione qui, il tesoro era sparito. Sì, perché questi tizi se l'erano già portato via. Tipico dei pirati, giusto? Già, tipico dei pirati. So dov'è. Cosa? Dove? È una mappa? Sì, proprio lì c'è il tesoro. È una mappa di Libertalia. Sì, seguila fino al lato opposto dell'isola. E guarda qui. New Devon. Ma Avery era di Devon, in Inghilterra. Sì, lo era. Cavolo, quelle ville sono davvero enormi. E ciascuna ha il proprio sigillo. Perché è lì che vivevano. Che ne dici di salire sulla torre di vedetta? Per orientarci. New Devon, arriviamo. Allora, come arriviamo lassù? Ah!
Ok, pronto? Ok, questo è il passo. Il secondo. Alzare il candelabro. Buona idea. Sempre sorpresa. Accetta il complimento. Grazie. Bene, sta diventando un posto d'alta classe. Saliamo lassù. Scusami. Scusa, Condent. Baldrige. Permesso. D'accordo, proviamo a salire. Ci credo, le scale sono intatte. Ehi, 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 porta sfortuna. Ops, ho parlato troppo presto. Te l'avevo detto. Nathan, non piace anche a te questa torre? Certo. Sam? Sì? Volevo solo assicurarmi che non fossi precipitato. Siamo quasi. Beh, l'entusiasmo non gli manca. A salire lassù. Sicuro?
Allora, pronto? Pronto. Ok. Bene. Ho trovato qualcosa. Stai indietro. E... Wow. Bello alto, eh? Eccola. Proprio al di là del fiume. Che ne dici di rubare ai ricchi, eh? Ehi, c'è un passaggio laggiù. Una specie. Andiamo. Quanto pensi che ci vorrà per raggiungere il New Devon? Beh, un paio d'ore. Dipende da chi o cosa incontreremo lungo il tragitto. Right.
aspetta. Hey, Nadine, bello rivederti. Ok, Mango! Che cazzo dici? È la mia parola di sicurezza. Sempre così spiritoso? Ho i miei momenti. Sì. Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola. Peccato non essere dalla stessa parte. Aspetta, c'è ancora tempo. Fidarmi di un Drake? No, non ci casco più. Ehi, dai, e perché non è... Ok, è stato più agitato del previsto. Penso che andrò verso l'uscita. Dopo tutto questo, credi che ti lascerò tagliare la corda? Sarebbe la scelta più saggia. Oh, dai, Nadine, andiamo. Sappiamo che spacchi i culi, ma noi siamo in due. Non credi che i miei arriveranno tra poco? Mi basta guadagnare un po' di tempo. A meno che non vi uccida io stessa. Santi nomi. Ora! Lasciala perdere. Dai, dobbiamo andarcene prima che... Merda. Ehi. Cerchiamo di restare calmi, ok? Ah, molto interessante. Nate? Samuel? Abbassate le armi. Tutti quanti. No. Rafe, questo non scherza. Oh, niente paura, Nadine. Questi non uccidono a sangue freddo, non è nel loro stile. Sei pronto a scommetterci la sua vita? Fallo, dai. Spara. Sam. Se muoio, morite con me. Se è destino. Non fare un altro passo! Vuoi dire... così? Sam, metti giù la pistola. Ti ho avvertito. Fallo! Calma. State fermi, non sparate! Mettila giù. Calma. Ok? Calma. Niente paura, Nadine. Non è nel loro stile. Beh, non pensavo ne fosse capace. Samuel. Tutto ok. Sapevi che saremmo arrivati a questo, eh? Ehi! Calma, Rafe. Ci hai catturato, vacci piano. Sei un uomo d'affari, cerchiamo di... trovare un accordo. Un accordo? Oh, sì. Sentiamo cosa hai in mente. Avanti, ti ascolto. Senti. Ok. Vuoi trovare il tesoro di Avery? Possiamo aiutarti. E in cambio vi lascio vivi? Sì. Quello è una piccola parte. Che gran faccia tosta. Quanto basta per comprare la sua libertà, ok? Libertà? Nathan. Sì. È stato dentro, l'ha fatto per noi e deve dei soldi a Hector Alcazar.
Il tizio che l'ha fatto evadere. Oh, di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria, in Argentina, 6 mesi fa. Sono stato io a liberare Samuel. Cosa? Oh! Wow! Che ti ha raccontato? Sam, che storia ti sei inventato, Alcazar? Dai, hai mentito al tuo povero fratellino. Stiamo perdendo tempo. Solo un attimo. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo. E più o meno vegeto. Non c'è stata un'evasione. Ho corrotto il direttore e tuo fratello è uscito dalla porta principale. Ha passato gli ultimi 2 anni a cercare la croce di San Dismas, insieme a te? No, l'ha fatto con me. No. Oh sì? Sono cazzate. Oh. Sam, vuoi negarlo? Nate. Oh, Sam. Cazzo, no, no. Senti, il tesoro di Avery era nostro, lo è sempre stato. Ho mollato tutto per te! Ehi, no. Dai, Nate, se ti può consolare, ha fregato anche me. Mi ha fatto un numero da Houdini, ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto. E non posso negarlo, Sam, mi ha fatto incazzare. Ma, sai, il passato è passato. Tu non lo meriti. Tu sì. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui? Rafe. Cosa? Scegli tu come finirla, o lo farò io. Hai sentito la signora? Perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro. L'hai detto tu, infili nei vicoli ciechi. Ammettilo, Ray, fai bisogno di noi. Hai ragione. Hai quasi ragione. Mi serve solo Sam. Stai facendo un errore. No, 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 no. Oh, mio Dio. Nate. Ehi. Nate! Bene, eccola qui. Chissà chi ci abita. Non ne ho idea, ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Eccoci qui. Wow. Questo posto è immenso. Da dove iniziamo? Per prima cosa cerchiamo un'entrata. Poi faremo un bel giro.